Gigi Garanzini invece mi dice il podio dei campioni e magari degli allenatori per Gianni Mura. Questo non feci in tempo a chiederglielo nei nostri incontri. Sa che non lo so, non lo so. Noi su questo, cioè, negli ultimi anni noi ci vedevamo un po' meno di prima. Non siete tecnologici? Gianni Non mi... siamo X. nel modo più assoluto e quando ci vedevamo era tale il piacere di vederci, di parlare cose nostre, di giocare a scopa, di cose che il calcio arrivava di rimbalzo, sinceramente. Per cui non credo, non lo so, non mi ricordo qualcosa di veramente particolare o significativo suo. Invece Pescando all'indietro di più, ma no, queste cose sinceramente non era molto tempo che non ci mettavamo su questo versante. ho perso un'intervista lunga a lui di 25 minuti fatta a Reggio Emilia un paio d'anni fa, mi hanno chiuso il canale, non avevo salvato, ho fatto il backup, 28.000 video fra cui il suo. Ricordo, gli citai il volley e lui mi disse, sai, mi sono occupato anche di quello, anzi fu una delle prime cose che feci con la Gazzetta dello Sport andando indietro. E sport vari, a parte il ciclismo, lui ha fatto quanti mondiali? Tu adesso questo magari lo vado a vedere nella scheda da Wikipedia. Quanti non lo so, so che il volley era una sua passione, non c'è dubbio, Ma credo mondiali, sia 90 olimpiadi, mondiali. ricorda i numeri Gianni Garanzini, di Gigi No, Garanzini, di no, Gianni no, Mura, no? no, 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 Insomma, i è arrivato. numeri assolutamente no, ma i numeri no, ma anche perché in questo campo qua, per quanto riguarda le nostre categorie, io non amo i numeri, cioè il tale ha fatto tante olimpiadi, tanti mondiali, eccetera, a me interessa come li ha fatti, cioè Gianni Mura potrebbe non averne fatto nessuno dal vivo, però aveva una maniera di raccontarli che se anche se li fosse, non dico immaginati, ma se anche li avesse visti da lontano, li aveva raccontati come nessun altro dei contemporanei. E quindi non ho mai avuto questa cosa. Io credo che sia il come, non il quanto, che conta per chi fa il nostro mestiere. Adesso apro la scheda da Wikipedia di Gianni Mura, ma guardando come l'attualità, perché il ricovero a Senigallia era lontano, cioè le Marche sono lontane da Milano, era là da un po', era là per caso, è stata una cosa improvvisa o era già... Era là in convalescenza. Lui ha avuto qualche problema inizio anno. Ah, ecco. Per una, sì, lui all'inizio anno ha avuto una polmonite, che era la prima della sua vita, che non c'entrava nulla col coronavirus, neanche ante litteram. Ha avuto una polmonite ed è stato ricoverato in clinica a Milano per 2 o 3 settimane all'inizio dell'anno. E quando 2 o 3 giorni prima che lo dimettessero sono andato a trovarlo e mi dice, mi ha suggerito di fare un mesetto circa di convalescenza al mare. Hai qualche idea? E io mi ricordo che gli dissi, guarda, francofilo come te non può che andare in Costa Azzurra, perché una volta chi aveva problemi respiratori o problemi di polmoni, eccetera, comunque di convalescenza andava lì, perché tu sei, oltretutto tu ami la Francia, eccetera, e gli portai un po' di Depliant di queste zone che conosco e sembrava che cioè, lui stava per decidere questo e poi un giorno si è fatta viva un'amica di giornale e di famiglia che gli ha offerto una casa a Senigallia e dicendo perché non vai lì? Vai lì, cioè, vai a casa mia, stai lì, stai tranquillo con tua moglie, eccetera, eccetera, e lui ha scelto Senigallia ed è stato lì e poi purtroppo c'è rimasto perché intanto non è riuscito ad entrare a Milano in tempo, nel senso che lui avrebbe dovuto rientrare verso la fine di febbraio e poi il virus ha bloccato il rientro e poi in questo periodo si è rifatto vivo purtroppo un discorso. Uno dei problemi che aveva avuto, che era cardiaco,
Me ne raccontava, io ricordo una mail in cui mi scrisse, mi rispose, 3 anni fa, una roba così, dovrei perdere 30 kg, dovrei... quello l'ho memorizzato mentalmente. Poi, sempre guardando da Wikipedia, quindi suo primo direttore fu Gualtiero Zanetti. Come no, fu Gualtiero Zanetti, a cui lui che era un breviano di stretta osservanza, parlo di Gianni Mura, e che era cresciuto nel nido di Brera. Gianni fu assunto in Gazzetta giovanissimo, aveva 21 anni, 22 anni, e il primo articolo che gli chiesero, che non mi ricordo cosa riguardava, ma insomma lo spedirono da qualche parte. Lui tornò e scrisse una cosa tutta molto, molto ricca, ridondante, quasi letteraria, eccetera, e la portò a Zanetti, che gliela lesse davanti al naso e poi gliela stracciò e buttò nel cestino, dicendo: per queste cose ci sarà tempo, adesso abbiamo bisogno di cronaca o qualcosa di tutto genere. Lui se la legò non al dito ma all'orecchio, e niente, e diventò poi l'erede di Brera, ma dopo aver fatto tutti i passi necessari per maturare, per crescere. Poi ricordo che mi raccontò la bocciatura all'esame da giornalista e più o meno siamo in quella chiave, insomma. Non ricordo però chi ci fu in quella commissione, se ci fu. No, questo sinceramente non lo ricordo nemmeno io. Poi, ecco, gli chiesi un piccolo focus, anzi oggi gli avrei chiesto un piccolo focus sull'occhio, che io onestamente a Reggio Emilia, anche perché ero giovane, non ricordavo, il Corriere d'Informazione anche, ecco, segue le Olimpiadi di Montreal per Repubblica dal 76, nell'83 membro fisso della redazione, la Serie A, quindi, ma 7 giorni di cattivi pensieri, quando inizia Gigi nell'83? No, non subito. Non lo so, esattamente non lo so, però inizia non molto tempo dopo. Secondo me fu un'idea di Fuori ai sconcerti, credo, nei primi, intorno al 90, E poi credo già la un rubrica po' più avanti. gastronomica del venerdì, Sì, Mangia e Bevi certo. con Paola. Io ho trovato, prima ho fatto, le dicevo, una ventina di minuti con Andrea Maietti Sì, nello stesso certo. modo. E mi diceva che Paola lui non l'ha mai vista. È possibile? Io prima avevo trovato, da Google escono, può essere una signora con i capelli lunghi. Una volta sul biondo, una volta un po' più scuri. Mi ero fatto l'idea che fosse Può essere, forse. loro sono sposati dal 71, Come quindi. fa Paola, se si può dire, perché magari schiva il cognome di Paola, come si può pubblicare, diciamo, rientriamo in quella cosa di No, affetto. sì, io lo conosco, si può anche pubblicare, non so che rilevanza abbia. Comunque Parma è trentina, loro si conobbero a Madonna di Campiglio nel 71 e quindi Ma è una si erano giornalista anche interessati lei? per È una giornalista anche lei? come? O è una giornalista pure Paola o di meno? Sì, lo è diventata poi nel tempo, e comunque è stata lei che ha avvicinato Gianni al vino, che Ah ha sì? acculturato, non Matt. avvicinato, che ha acculturato Gianni sul vino, Matt. perché lei è una fior di enologa, è stata ed è una fior di enologa, e quindi quando loro hanno varato insieme questa in copia questa rubrica su venerdì, del cibo si occupava Gianni, ma del vino si occupava Paolo. Ecco. E poi ovviamente le cose nel tempo, negli anni, si sono anche mischiate, sovrapposte o quel che vogliamo, ma era una cosa in comune comunque. Gigi Garanzini, di nuovo grazie. Siamo alle ultime domande. Magari il podio, lei che conosce Gianni come pochi, credo anche all'insegna del giannibrerismo. Il podio degli amici possa essere Claudio Rinaldi, in parte Gigi Bignotti del Gazzettino, visto in foto con Claudio Rigori della Gazzetta dello Sport, Pier Bergonzi, ma il podio le letture preferite da Gianni, al di là, dell'universo, quindi Repubblica, quindi immagino il venerdì,
Il podio in 7 giorni di cattivi pensieri, lui faceva una rassegna stampa anche ciclopica. È capitato di leggere anche regionali che in pochi leggono, no? E le sue tre letture, magari televisivamente, le sue tre cose preferite, i suoi tre libri, escluso quelli che ha scritto lui, magari, insomma, oppure i No, no, suoi tre autori, quello che sa. questo non, sinceramente non sono in grado, nel senso che noi eravamo amici e quasi fratelli, ma insomma poi ciascuno ha la sua vita e i suoi gusti. Io so che ultimamente, soprattutto quando era stato in clinica, l'avevo fatto felice con due libri di Simenon. Lui conosceva a memoria quasi tutto Simenon, quasi tutto Maigret, ma io andando a Parigi ogni tanto e scandagliando vecchie librerie dove si trovano novelle o non romanzi, perché i romanzi sono stati pubblicati tutti anche in Italia, ma novelle o racconti di Simenon anche con soggetto Maigret, là ci sono delle cose, ovviamente in francese, che in Italia non si trovano, non sono mai state editate. E gliene ho portate un paio o tre l'ultima volta, ai primi dell'anno, che lui non conosceva. E insomma, un po' di bava le ha fatte quando ho visto queste cose qua, che ovviamente erano in lingua, ma per lui il francese era come fosse un dialetto qualunque, insomma, Certo. lo possedeva con grande facilità.